infatti sto apprezzando che ha fatto Rai News dalla mattina alla sera. Il comune di Gaeta che sta eseguendo lavori di restauro e recupero della ex polveriera Carolina in Gaeta, polveriera borbonica. Il responsabile del procedimento è l'ingegner Di Tucci Antonio, responsabile scientifico per il Parco Riviera di Ulisse la dottoressa Matilde Scalesse, responsabile tecnico l'ingegner Rotasso. Ecco, la progettazione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione lavoro è l'architetto Astarita e l'architetto Costanzo Guglietta che è qui con noi oggi. Ecco, vediamo qui la ristrutturazione in corso, vediamo il geometra strozza del comune che ci segue sempre. Ecco, vedete, qua continuano i lavori di ristrutturazione. Mettete, si mettessero d'accordo in qualche cosa. Perché non si mettono d'accordo? Perché non vengono? E qui vediamo l'ingegner Costanzo e il geometra Strozza che da... Non sono ingegnere, veramente. Vabbè, dottore a Roma, ingegnere a Gaeta. A Roma, architetto, ingegnere. Che cambia tra architetto e ingegnere? Non... Cioè, cambia poco. L'architetto c'ha qualcosa in più per i disegni, per le architetture delle cose, no? Diciamo c'è una specializzazione diversa. Ma per noi cittadini ignari siete uguali, sia gli ingegneri che gli architetti. Ecco qua, Costa, che stanno a fare, diciamo, in questa ristrutturazione? Allora, vedo che stanno ancora lavorando. Era previsto da tempo, su un progetto generale di massima, il rifacimento delle murature, la realizzazione di un orto botanico e di un vivaio. È stato presentato ultimamente vivaio di cosa? Di pesci? Un vivaio ovviamente di piante, di specie autoctone che sono orchidee che nascono alcune qui. Alcune sono anche molto rare. Cioè. Sì. Durante i lavori di questo primo stralcio dei lavori praticamente si è scoperto, facendo gli scavi per fare anche il percorso per portatori di handicap previsto, si è scoperto che al di sotto del terreno, in particolare intorno al corpo polveriera, tutto un percorso invasolato che ci ha portati a modificare il progetto sostanzialmente, perché su sentita anche la sovrintendenza nuova... Si è deciso di restaurare questi manufatti che erano completamente interrati e invisibili. Sconosciuti, diciamo. Sconosciuti. Diciamo anche nelle altre polveriere vi è un percorso esterno pavimentato, però questa qua ha un percorso pavimentato talmente rifinito, fatto talmente bene, con basolati in pietra tagliati con una certa precisione. Maestria. Sì. Mentre nelle altre polveriere la pavimentazione è fatta con pietre più grezze, molto più sommarie. E c'è anche tutto un discorso di pendenza, di scolo delle acque, delle griglie che affacciano. Fatte con maestria, perché loro sapevano fare queste cose. Una certa competenza ingegneristica. Diciamo, al tempo dei Borboni erano famosi i Reggi Lagni, per esempio, che servivano a contenere le acque delle montagne. E quindi erano opere veramente di ingegneria quelle là. Le avete trovate pure qua questi scoli praticamente? Sì, ne abbiamo trovati due praticamente che raccolgono. Dove stanno? E ora le andiamo a vedere. Sì. Ecco, da qui si scende alla Trabacco. E c'è l'ingresso qui della polveriera. Questo è l'ingresso della polveriera dove si stanno attuando dei lavori. Ecco, quella è la polveriera, questa è la polveriera Carolina. Questa è stata intestata in onore della regina Carolina, vedete i lavori proseguono. Parte ormai è andata in malora per lo scoppio che c'è stato qui un tempo. Vedete, si sta sistemando quest'altro pezzo di storia. Lavori che ecco qua, quasi vedete
niente ancora da pulire, la pavimentazione, sì. il secondo muro esterno che serviva è stato sistemato, sì. Qua sì, verranno giardini, verranno... Questo non si sa perché in un secondo strato. Comunque è stato, tutte le pietre sono state conservate, vedete, queste sono pietre molto antiche. Queste in particolare, che sono sì. queste modanature, facevano parte, diciamo, del muro che è esploso. Sì, quando esplose la polveriera, sì, praticamente. Sì, anni 30, non 36. E qui abbiamo rinvenuto pure questi queste basi dei contrafforti, che erano presenti anche nelle sì. altre. Dall'altro qui c'è anche un discorso... Non lo vedo più. Ah, sta lì. C'era tutta una gabbia di Faraday. Come vediamo, tutta collegata con... probabilmente con delle piastre che saranno completamente sì. arrugginite sotto questi mattoncini. Ognuno era collegato con sta... Sì, collegate e portavano sopra per... Questo è lo scolo praticamente. Sì, vedi qua lo scolo da quel lato va verso quella va verso là. Indietro, sì. che abbiamo rinvenuto. E poi ce n'è sta un'altra buongiorno che raccoglie anche più acqua in fondo lì nello spigolo qua domani. Mentre qui si lavoravano praticamente c'era la cosiddetta fabbrica. Diciamo questo era un deposito di polveri. Di polveri, sì. Come vedi abbiamo rinvenuto tutti questi muretti e plinti che a loro volta ogni plinto sosteneva un palo di legno che a sua volta sosteneva dei tavolati che si agganciavano ai due lati della muro là. Il soffitto non c'è più perché è scoppiata la polveriera. Non è rimasto praticamente niente, se non questa muratura che abbiamo consolidato, abbiamo tolto dalle piante infestanti che c'erano sopra, rifatto il colciopesto, consolidato. Qui venivamo a far filone, in evidenza le ferritoie sì. di aereazione, perché c'era una doppia fila di ferritoie che serviva ad areare le polveri sì. per allontanare il più possibile l'umidità. Diciamo c'erano poi dei tavolati appunto sì, sì, sì. a due livelli fino alla volta a botte. Ma qua rimane così praticamente. Rimarrà così, questi sono stati per quanto possibile restaurati, molti pezzi di questi, sì. di questi plinti sono stati incollati con resine. I mattoncini sono stati ripresi laddove era possibile, sono tutti originali qua, eh? Tutti pezzi originali. Ecco il bel lavoro che si sta... magari cittadini. Ma, non si poteva assolutamente supporre che ci fosse questo tipo di pavimentazione. Questa pavimentazione. Non perlomeno non di questa fattura, insomma. Qua era tutto coperto di terra. Sì, terra, cespugli, arbusti di ogni tipo. C'erano anche degli alberi che insistevano sulle murature che sono stati tolti. Sì. Che poi gli alberi, le radici degli alberi distruggono tutto praticamente. In particolare dei pini, perché hanno sì, i vini sono micidiali, sì. A parte quello centrale, ha poi uno sviluppo tutto orizzontale. Purtroppo stava intaccando anche questa muratura perimetrale. Sì. Questa muratura perimetrale, vediamo, molto è spessa sì. un paio di metri circa. Mentre i muri portanti la polveriera pure erano 1,80 i terminali. 1,80, 1,80. 1,90. Insomma sapevano. Mentre questi terminali erano più sottili, intorno al metro. Sì. I terminali di testata. Ecco qua, vedete queste diciamo. Guarda che griglia. Bella, per lo scolo delle acque, vedete, si convogliavano qui. Guardate quanto è bello. Qui abbiamo rinvenuto anche in uno di questi basoli una delle date. Pure? Sì. Che data riporta? 1826. Bella. Guardate che scolo delle acque che c'è attorno alla polveriera. Buongiorno. Buongiorno. Io ho salutato dall'altra sì, parte. Sì, sì, sì. Si intravede un po'. Scritto. Ecco, vedete, la data 1826. Le mettevano per far conoscere ai posteri poi la data di costruzione, come sta giù in Piazza Conca. Vedete, 1826 pure qui,
in pieno sviluppo. Come tutti i muri sono rivestiti in concio pesto, puoi vedere lì che stanno facendo i massetti con concio pesto per coprire la base del contrafforto del becco è crollato. Siamo. Guardiamo questa frattura che c'era nel muro. Questo dimostra che il muro era fatto con un certo criterio. Sì. Praticamente il muro è fatto a vari strati. Tra i vari strati non c'è malta legante. E come mai? Perché è proprio in previsione di una possibile esplosione. Onde evitare un impatto troppo pericoloso per la città, si è preveduto di fare una struttura che potesse cedere in qualche modo. Infatti lo dimostra questa frattura continua. Praticamente si è gonfiata la muratura assorbendo parte, chiaramente in parte, l'urto dell'esplosione. Savato, che te ne pare di questa struttura? È con piacere, insomma, vedere che dopo tanti anni si sta rimettendo ordine e pulizia su cose storiche che tutti forse sapevano, ma che nessuno ha mai partecipato a sistemare e a creare. Qua era una boscaglia, come vediamo all'esterno, era piena di alberi, vediamo ancora le radici. Qua è stata tutta ripulita questa zona, ma la cosa importante è il ritrovamento di queste canalette. Tu te la ricordi sta zona, Salvato? Qua ci venivamo a Papilone. Sì, io me la ricordo solamente piena di terra, di alberi, di rovi, di spine e nient'altro. Certamente non avrei mai immaginato. Ma sta in un buono stato pure, sta in uno stato abbastanza percorribile, ancora oggi funziona per convogliare le acque piovane praticamente. Diciamo che in questa variante che si è dovuta attuare abbiamo avuto un grande aiuto da parte della sovrintendenza, che è venuta puntualmente più volte, l'architetto Germano, in particolare l'architetto Germano, e anche l'impresa che si è dimostrata molto disponibile anche ad assumersi un onere di lavori effettivamente superiore a quanto previsto dai capitolati. Però diciamo che la SACEM ha una grossa preparazione in fatto di restauro e anche in materia di materiali da utilizzare, come puoi vedere anche negli intonaci, che sono fatti non rifiniti con rasature come invece in altri interventi, che però hanno dimostrato la poca resistenza di queste rasature. Se si va a vedere anche altri interventi fatti in zona, si vede che anche subito dopo la costruzione queste rasature saltano. E anche perché qua siamo vicino al mare. Ma più che altro perché ci sono problemi di umidità di risalita, per cui queste rasature impediscono la traspirazione naturale delle murature. In questo caso in effetti si è fatto un intonaco a base di calcio e pozzolana chiara. E infatti vediamo, sì. Per cui si è preferito evitare di fare questo tipo di fare un intonaco finito a più strati con una rasatura diversa. Ma vedo anche l'intonaco dei muri qua. Sì, è fatto con lo stesso tipo di materiale, però in questo caso è un po' più grezzo, ovviamente. Sì. In modo da far sembrare vedere l'antichità. Diciamo anche la scelta di fare è stata fatta anche su indicazione della sovrintendenza di lasciare queste piccole porzioni in tonaco ancora non ancora quelle, di stancio, quelle ancora antiche praticamente, lasciarle a vista in maniera che si ha l'idea di come poteva essere originariamente la situazione. Ecco qua, queste sono le feritoie di aerazione dell'ambiente interno praticamente alla polveriera. Diciamo che erano fornite originariamente di griglie di rame, che però a questo punto non sono più state reperite. Si vede in alcune dove sono rimaste le pietre che l'esplosione ha praticamente cotto. Sì. Proprio le pietre. Ecco qua, vediamo la cottura delle pietre. Alcune invece sono rimaste in buono stato. Però la maggior parte sono state recuperate durante queste saltate nel 1936 questa polveriera. Se ricordo bene ora.
Sì, qualche ora prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Ci vede, c'è stato qualche attentato. Qualche ora proprio. Dopo. Le esplosioni le ha proprio levicate. Si staccavano dei pezzetti, sì, sì, proprio. Sì. Le ha cotte praticamente, sì. Questo è proprio. Questa l'ha acchiappata proprio forte. Come vedi là, in quei punti ci stanno gli innesti dei contrafforti. Sì. Avete una vecchia, probabilmente una vecchia cucina. Che serviva... Sì, per il personale militare. Probabilmente si tratta di quello. Adesso provvederemo anche alla pulizia di quello e vediamo un po' cosa esce. Certo. Ma magari esce un forno. Vedete, la ditta sta operando alacremente.